Questa notizia meritava spazio oggi perché c'è stato il primo volo di un aereo che si chiama Solar Impulse e ha energia solare, pensi, interamente alimentato dal sole. Il primo volo è su questa rotta, Madrid-Barajas, alle 5.30 di questa mattina, atterrato a Rabat, puntuale all'una. Se piove si precipita? Non lo so, però se scrivete live Solar Impulse da qualche parte vedete le immagini in diretta del volo. È atterrato, secondo voi? Sembra ancora in volo. Ci mette tanto, è una cosa a scaricarsi, per non so, è una cosa meravigliosa. Alla base ci sono i calcoli matematici fatti da un italiano, un uomo del Politecnico di Milano e di Losanna, un matematico al telefono con noi, e si chiama Alfio Quarteroni. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Senta, ci racconta come ci siete arrivati? Ma è stata un'idea di Bertrand Piccard, che è un esploratore. Nel 2003 ha appunto avuto l'intuizione di creare una struttura come questa, molto rivoluzionaria, che riuscisse a volare senza consumare energia fossile. E dopodiché si è trattato di capire all'inizio come dimensionare l'aereo e come risolvere alcuni problemi importanti dal punto di vista tecnico, per esempio avere una propulsione adeguata che lo facesse volare con a bassissima velocità. Pensate che ha una media di velocità all'ordine di 55-57 km all'ora. Come un motorino? Sì, a fatica, quindi deve alzarsi molto per accumulare energia con le sue celle solari e poi di notte abbassarsi lentamente, quasi planando, quindi sostanzialmente non consumando energia, e poi volare a bassissimo regime a 30-40 km all'ora a 1500 metri d'altezza. Senta, ma lei lo sta seguendo in tempo reale il volo di Solar Impulse? Ho seguito alcune fasi oggi pomeriggio, non è ancora atterrato, atterra stanotte verso mezzanotte, ora nostra. Il decollo è stata una grande emozione? Certamente. Beh, ormai diciamo non è il primo volo, è il primo volo di questa lunghezza, ma è stato già collaudato su percorsi molto più brevi a 2-3 anni fa, e a questo punto è veramente una progressione di difficoltà e di, vorrei dire, di conquista. L'ambizione finale è quella di fare il giro del mondo. Senta, che cosa vuol dire questo? Dove ci porta l'idea che un oggetto leggero ma più pesante dell'aria, alimentato senza cherosene, senza combustibili fossili, vola? Ma guardi, è una, come si direbbe in buon italiano oggi, una proof of concept, quindi non è uno strumento che è disegnato, progettato per portare persone, non è questa secondo me l'ambizione nel tempo medio-breve. Come dice Piccard, non è progettato per portare le persone, ma per portare un messaggio, forse sarebbe ancora meglio dire per portare un sogno, il sogno di riuscire a fare piccoli passi, ma molto decisivi, per dimostrare che si può puntare sull'energia alternativa. Quindi credo che sia sostanzialmente un tentativo per convincere le persone che vale ancora la pena di avere un'ambizione, e l'ambizione di uscire dal fossile. Poi i tempi saranno lunghissimi, ma la cosa importante è che i passi siano tutti progressivi, chiari, di conquiste successive. Si faccia capire che poco per volta si può migliorare la situazione. Stiamo andando a 46 all'ora in questo momento. E una cosa importante, dice l'indicatore di volo, lo stato della batteria è al 100% carica. Che insomma, è brutto quando non ci abbassarsi. Sì. D'altro canto non stupisce, perché diciamo che sta ancora alimentandosi, immagino sia ancora, c'è ancora ore di sole anche in Africa, e quindi questo è assolutamente normale. Naturalmente la batteria poi consuma durante le ore notturne, quando si è a bassissima quota, quindi tra un po' comincerà a consumare. Ma professore, mi scusi l'ignoranza, questo è un aereo che andrà bene nei posti con tanto sole, immagino, o mi sbaglio? Questo è un aereo che accumula sole nelle ore, diciamo, diurne, e poi che accumula energia solare nelle ore diurne, e poi naturalmente consuma quello che ha accumulato di notte, non completamente, quindi ha assolutamente bisogno della luce. E tenete conto che viaggia nelle ore diurne a un'altezza che è dell'ordine di 8500 metri, e quindi chiaramente il
sole c'è, lo riceve e poi dopo può economizzare durante la notte. Professor Quarteroni, un piccolo volo per me o un grande volo per l'umanità? È venuta in mente questa frase così, ma no. Non si fidi troppo. Complimenti a lei, l'ha pensato, l'ha progettato, l'ha matematicizzato. Arrivederci, professore. Grazie mille, buonasera, arrivederci a voi. E non so con che atmosfera possiamo andare, con che umore, da Solar Impulse, l'aereo a energia solare, a parlare, a sentire l'onda verde.